Nei modelli la cosa più, diciamo, complicata, tra virgolette, ma lo è veramente, è fare il collo. Noi ipotizziamo di aver eseguito uno scollo a V, come chiaramente abbiamo visto come fare, e ipotizzando che questo sia un modello, andrebbe montato tutto, cucito tutto bene bene, stirato perfettamente. Solo a quel punto affrontiamo le due diverse fasi, diciamo. Prima di tutto dobbiamo chiederci che tipo di filato abbiamo, perché se è un filato che si presta per le coste, possiamo optare per le coste e farlo con le due fronture. Se invece abbiamo un filato piuttosto grosso che non si presta alla costa perché diventerebbe ingestibile sulla macchina, possiamo utilizzare quello che stiamo per vedere, un collo in rasato doppio. Come sfruttare questo principio? Prima di tutto, il collo non è altro che una fascetta, cioè è un pezzo dritto che poi gestiamo noi. Come? In questo caso, e lo andiamo a vedere ovviamente anche a macchina, la prima cosa quando gestiamo un collo è prendere il modello finito, prendere il centimetro, prendere un foglio e segnare di quanto lo possiamo misurare da dietro, quindi prima il dietro, in questo caso è un modellino, sono 10 centimetri, normalmente sono 15-18 centimetri del tratto spalle, 10 centimetri nel dietro, poi io misuro i tratti davanti, in questo caso mi diventa 11, dalla punta alla spalla anche 12, quindi abbiamo un 10, 11, 11. E questo ci comporta ad avere un pezzo, quindi da 32 centimetri, 22 più 10, 32. Ovviamente un pezzo a macchina ha una elasticità e una consistenza diversa dalla misura del centimetro, per cui togliamo mediamente 2 centimetri, grosso modo, ma per essere sicuri sicuri, l'unico modo è fare la simulazione del collo, cioè fare 20, diciamo 30 maglie su 20 giri per vedere quanto spazio occupano realmente in centimetri, cioè fare un piccolo campione che poi riportiamo e rapportiamo su tutto. Io dicevo, la fascetta in questo caso è una fascetta doppia, ma il principio vale anche per le coste, dove è possibile, anche se sono due rifiniture diverse. Noi prepariamo una fascetta dritta, quindi un pezzo dritto doppio, come se fosse così, per cui un collo da centimetri, che vogliamo per ipotesi centimetri 3, realmente va lavorato centimetri 3 da questa parte e centimetro 3 da questa, per cui noi in totale abbiamo una lavorazione su 6 centimetri che poi piegheremo. Possiamo piegarlo in molti modi, tipo possiamo fare un incrocio appoggiato sopra, se il filato lo permette, ovvio, più è grosso il filato e più qui ci diventa, sovrapponendolo, un po' più complicato. Oppure possiamo cucitura all'interno, fare la V interna che poi piegheremo e apriremo, come normalmente si fa. Oppure, e questo è il collo che stiamo per incontrare, perché secondo me è il migliore di tutti, più da donna che da uomo, ma anche da uomo non è male, cioè la mia fascetta dritta la elaboro un attimo, non cambia niente, ma noi andiamo a creare un collo doppio già con la punta fatta, per cui non dobbiamo fare molto. Praticamente noi andremo ad eseguire un collo pronto per essere montato con la rifinitura combaciante
darci un lavoro più pulito e più rifinito, e soprattutto perché possiamo usarlo con tutti i tipi di bordi, con tutti i colori, come vogliamo noi, e diventa a macchina veramente semplicissimo da eseguire, se però, ripeto, abbiamo preso bene le misure e per sicurezza ha fatto anche un campione. Perché? Perché chiaramente quando il collo è fatto, se lo facciamo troppo stretto, troppo largo, diventa un problema, perché se è troppo stretto tirerà, quindi non avremo l'espansione delle maglie bene. Se invece è troppo stretto, largo, ovviamente resterà ondulato e non sosterrà niente. Un buon collo è arte, nel vero senso della parola, cioè va montato che sulla pelle resti impeccabile, non tiri e non ondeggi, come dico io, per le troppe lentezze. Per cui andiamo a vedere come realizzare questo tipo di rifinitura da collo, come poi vogliamo, no? La base la mostro in rasato, poi ovviamente ognuno la evolve con i punti che vuole. Iniziamo con il numero di maglie dato dalla parte più larga, quindi quella che girerà intorno allo scollo vero e proprio. D'inizio, come farlo? Beh, possiamo fare due soluzioni. O diciamo, iniziamo con un avvio aperto perché cuciamo con rammaglio, quindi in questo caso c'è bisogno di un filato di scarto. E in questo caso, dicevo, chiaramente l'avvio sarà con un filato di un altro colore, un avvio semplice senza troppe situazioni strane, e lavoreremo per una decina di giri. Se vogliamo poi togliere bene il filo, basta un comunissimo filo di nylon in dotazione alla macchina o un qualunque diciamo filato. Questo è un comunissimo filo comprato in merceria da hobbistiche varie, diciamo così. Questo ci permette poi di togliere il filo in un attimo. Messo libero, girato intorno al pomello perché ci aiuta. Una volta fatto, lo lasciamo così e possiamo, se vogliamo, ripartire da destra perché ci fa più comodo, perché ci se contiamo meglio i giri. Ogni macchina mettendo su parte o slip, cioè la posizione così, passa a vuoto, lo riportiamo a destra. Sul collo, specialmente basilare tenere il contagiri sott'occhio e ovviamente aver conteggiato prima quanti giri vogliamo fare. Per questo la campionatura o il campione di studio prima è basilare, perché dice: oddio, ho fatto 20 giri, no, come il collo è proprio troppo alto con questo tipo di filato, e sai che ne devi fare di meno. Quindi diciamo che in ogni caso una campionatura, un facsimile su un pezzetto anche non così lungo, più piccolo, ci permette a colpo d'occhio di gestirlo sopra il modello e nello stesso tempo vedere anche l'altezza, in base a quello cambiare la situazione. Allora, questo è il filato di base per il collo vero e proprio. Quindi i primi due giri, come abbiamo sempre visto, vanno fatti con la tensione del modello. Cioè, se io ho lavorato il modello a 6, dovrò lavorare anche i giri iniziali e finali del collo a 6. Perché? Perché vanno ad influire sul montaggio, cioè al momento che andranno sopra al modello non tireranno, mentre i giri seguenti a tensione più bassa tenderanno a raggruppare le maglie, quindi daranno una diversa dimensione. Due giri e questi sono con la tensione più alta. Poi li abbasso di 1 o 2 gradi e inizio
A seconda del punto possiamo togliere una maglia subito. Sto facendo le due versioni, perché se è un punto maglia a pieghe, un punto passato, un punto tessuto, un qualunque traforato, quello che vogliamo, è inutile fare le diminuzioni all'interno. Perché? Perché non si noterebbero sul punto, per cui basterà fare questo lavoro, uno e due passaggi, e togliamo poi un'altra maglia. Ma se invece siamo su un rasato nudo, mettiamo che sia da uomo, su un rasato semplice, può essere molto bello giocare all'interno, perché fa motivo, perché una maglia la utilizzeremo, ho usato il punzone a 3, perché per una maglia la useremo per la cucitura e due mi faranno da motivo. Per cui toglierò tanto a destra quanto a sinistra una maglia all'interno di 3. Cioè, come mi regolo quante maglie devo togliere? Ma io di solito lascio andare, nel senso che in base ai giri, formandosi la punta, poi in automatico, almeno così io ho sempre fatto, non ho fatto altri conteggi per meglio dire, se non quelli iniziali, togliendo le maglie poi la punta in automatico si forma da sola. Una, due. Va tenuto conto che noi togliamo una maglia ogni due giri, per cui va tenuto d'occhio anche il contagiri, perché dobbiamo sapere a che giro ci troviamo. Eccoci qua, abbiamo tolto anche questo. Uno, due, faccio un da 10 giri. Ora rimetto questo punto, sono gli ultimi due giri, uno, e mi fermo. Perché? Perché se lo voglio più schiacciato, più piatto, mi basterà alzare di 3 o 4 punti o portare l'attenzione massima per fare un giro più lento, poi immediatamente riporto alla tensione che stavo lavorando. E a questo punto io ho fatto questo tratto, primo tratto, compresa la piegatura. Cioè, ora chiaramente si comprende, per noi che abbiamo fatto i triangoli e sappiamo che questo è comunque un triangolo, dobbiamo aumentare. Allora, se è un punto elaborato, il sistema è sempre quello di portare avanti un ago e basta. Ma se siamo sul rasato e vogliamo una cosa più rifinita, dobbiamo fare questo lavoro, portiamo in fuori le 3 maglie, praticamente ho liberato un punto. Perché? Perché poi vado a prendere il punzone, riprendo la maglia l'ondina, praticamente, come abbiamo visto sempre negli aumenti, e riempo l'ago. Stessa cosa in contemporanea, non il giro dopo, adesso dall'altro lato, anche qui ho spostato, riprendo la maglia l'ondina, l'appoggio. Uno e due passaggi, riprendo le maglie, le sposto, riprendo la maglia, stessa cosa in contemporanea dall'altra parte, riempio l'ago.
due passaggi, dopodiché proseguo fino a ritornare al numero di maglie che ho tolto. Ovviamente gli ultimi due giri li faremo con la divisione del modello come sono stati fatti quelli iniziali, dopodiché rompiamo il filo e mettiamo di nuovo filato di scarto. Praticamente abbiamo ottenuto la stessa forma, esattamente questa forma a triangolo che prima va imbastito, il pezzo prima di essere montato va messo molto bene, va prima di tutto fatto combaciare il tratto con la piega, e la piega ci aiuta anche a guidarci poi nel montaggio. Lo prendiamo e lo imbastiamo tutto facendo combaciare i vari segni. In maniera tale che al momento che lo andiamo a stirare con una pezza umida sotto il nostro bel ferro e a schiacciare più che a, senza esagerare, più che a stirare veramente, cioè non passare il ferro avanti e indietro ma appoggiarlo sopra e schiacciare bene, lasciare asciugare ovviamente. È importante perché l'imbastitura ci permette ora di far combaciare i punti salienti senza dover poi avere delle, diciamo, dei tratti non precisi nella stiratura. Qui la piega non fa sì, per meglio dire, no, sto dando parole a caso, ma insomma, per capirci, non serve imbastitura qua sopra perché la piega lo tiene in forma. Per cui noi lo mettiamo sotto un telo, lo schiacciamo e una volta che si è asciugato dall'umido del ferro, diciamo così, possiamo passare al montaggio vero e proprio. Praticamente abbiamo ottenuto la stessa forma, esattamente questa forma a triangolo che prima va imbastito, il pezzo prima di essere montato va messo molto bene, va prima di tutto fatto combaciare il tratto con la piega, e la piega ci aiuta anche a guidarci poi nel montaggio. Lo prendiamo e lo imbastiamo tutto facendo combaciare i vari segni. In maniera tale che al momento che lo andiamo a stirare con una pezza umida sotto il nostro bel ferro e a schiacciare più che a, senza esagerare, più che a stirare veramente, cioè non passare il ferro avanti e indietro ma appoggiarlo sopra e schiacciare bene, lasciare asciugare ovviamente. È importante perché l'imbastitura ci permette ora di far combaciare i punti salienti senza dover poi avere delle, diciamo, dei tratti non precisi nella stiratura. Qui la piega non fa sì, per meglio dire, no, sto dando parole a caso, ma insomma, per capirci, non serve imbastitura qua sopra perché la piega lo tiene in forma. Per cui noi lo mettiamo sotto un telo, lo schiacciamo e una volta che si è asciugato dall'umido del ferro, diciamo così,
possiamo passare al montaggio vero e proprio. Una volta stirato, prepariamo prima le punte, cioè perché è meglio, perché si fatica di meno dopo. Praticamente noi dobbiamo farle combaciare così. Quindi partiamo dalla prima maglia sotto. Ho preso il filo di un altro colore per far comprendere meglio. Stessa cosa dall'altra parte. Meglio una maglia in dentro. Eccoci qua. Dopodiché maglia per maglia io ho un pezzo piccolo, quindi fatico ancora di più, ma maglia per maglia senza prendere il filo di separazione di nylon, possiamo anche non mettercelo, noi lo prendiamo. È un comunissimo punto materasso, questo ci permette di avere una cucitura pulita . L'importante è che combacino sempre il giro lento, perché ci permette di avere una cucitura più precisa. Maglie, insomma, poi ognuno in base al tipo di filato ha la propria esperienza, aggiustiamo così, ogni tanto si aggiusta il passaggio fino alla fine, tenendo sempre d'occhio che combaci l'ultimo giro prima del filo di scarto o di altro colore. Poi, secondo il punto, possiamo prendere anche due maglie se non abbiamo fatto questo tipo di diminuzione. Possiamo tranquillamente gestirla con il punto indietro. Cioè, se avessimo utilizzato punti con scheda o quant'altro per fare questo tipo di collo, non serve fare questo, ma va benissimo a punto indietro. Qui è soltanto perché, avendo il rasato, chiaramente. E poi andiamo a controllare. Poi alla fine abbiamo il nostro collo con, chiaramente è un pezzetto di campionatura il mio, ma si capisce benissimo. E al momento che andiamo a montare, chiaramente dovremo distribuire sulla V dello scollo, segnando con il punto centrale del dietro, col punto centrale del dietro, e distribuendo le maglie. Conviene prima il montaggio, almeno io faccio così, poi ogni sistema è valido purché si esca un buon risultato. Io di solito parto dal davanti, quindi dalla parte del modello finito esterna, non dalla parte interna. Per avere maglie meglio distribuite, io tolgo, e l'ho mostrato in tanti video, prima i giri, diciamo l'eccesso del filo, e mi lascio un giro qui. Ora il pezzetto è piccolo e fatico parecchio a liberare pure i fili, ecco, lascio così, in maniera tale che poi uno o due giri, man mano che eseguo il montaggio,
li faccio scorrere sul momento in maniera tale di avere, ecco, così la maglia non si deforma. Al momento che io vado a fare questo lavoro, sia dietro che davanti, mi permette di avere la maglia che gestisco io, cioè ne tolgo, la faccio camminare, per meglio dire, 3 o 4 alla volta. Io non ho stirato il pezzo, quindi non mi si apre bene, potrebbero camminarmi le maglie, per meglio dire, ma così, facendo un montaggio a punto indietro con la maglia sempre aperta, che sia io a gestirla, mi permette veramente di avere un lavoro ben fatto, e il filato di cucitura deve essere lo stesso del collo. Qui, se abbiamo usato 4 capi, saranno 4 capi sempre dello stesso. Sui buclei, per esempio, da altre situazioni dove è impossibile usare il filo del modello, è un filo in tinta senza nodini e senza stranezze, ma dello spessore del collo. Cioè, se abbiamo usato un filato grosso, monteremo un filato grosso in maniera tale che il punto venga più armonioso e meno difficoltà nella cucitura stessa. Per il resto possiamo anche non mettere, diciamo, ecco, il filo di scarto sotto, intendevo, e iniziare con la chiusura a volta, e per guadagnare anche tempo. Ma se vogliamo una rifinitura perfetta dietro e davanti, vanno montati a maglie aperte, ovviamente. Al posto della riga lenta possiamo fare il picot. Qui non ho aumentato in questa campionatura e diminuito all'interno, ma con la maglia singola lateralmente, che permette chiaramente una diversa formula. Dipende veramente, ripeto, dal punto, dal tipo di filato, per questo è bene fare una prova. E qui, quando non abbiamo maglie a vista come nell'altro collo, possiamo anche cucire tranquillamente a punto indietro, sempre con un filato leggermente più fino per non ingrossare, far combaciare bene i punti salienti. E possiamo tranquillamente mettere poi il collo in condizioni, è meno elegante, diciamo così, con la cucitura singola, però è altrettanto pronta come rifinitura. Quindi è un collo che va fatta in campionatura prima per controllare, però al momento che non abbiamo la difficoltà di dover creare con l'ago il collo, è molto più semplice. E comunque sia, che sia con una V creata con diminuzione semplice oppure all'interno di altre maglie, comunque certo è che è un sistema semplice d'effetto, e in base al tipo di filato si ottiene sempre un collo completamente diverso.